In questo video parlerò delle relazioni sentimentali, o meglio, come migliorare le relazioni sentimentali. Per capire come migliorare le relazioni sentimentali, dobbiamo capire innanzitutto da cosa sono formate le relazioni sentimentali. Ecco quindi che il collante delle relazioni sentimentali è l'emozione. Però le emozioni possono essere suddivise, se vogliamo, in due macro categorie. Da un lato abbiamo quella che potremmo definire emotività pura, che si chiama pathos. Il pathos è un sistema suddiviso in due sottosistemi in cui troviamo il piacere e la sofferenza. Potremmo dire che il pathos è una percezione soggettiva di piacere o di sofferenza. Dall'altra parte, invece, abbiamo emotività filtrata dalla razionalità, dalla ragione, dalla logica. E abbiamo quindi la reattività. La reattività è un insieme, un sistema formato da due sottosistemi in cui troviamo la rabbia, il risentimento e il senso di colpa. Il senso di colpa è il risentimento verso se stessi. Ecco quindi che potremmo dire che la reattività è un'identificazione riflessiva di rabbia, rancore e risentimenti. Ecco quindi che nelle relazioni possiamo vivere entrambe le cose e possiamo dire che una annulla l'altra, elide l'altra, cioè tanta rabbia c'è, tanto amore può esserci, o perlomeno l'amore può essere maggiore. Se ci fosse tanta rabbia come tanto amore in quantità uguali, si eliderebbero a vicenda e quello che resterebbe sarebbe soltanto un'identificazione logica. Per cui in situazioni in cui la rabbia e il rancore si equivale al pathos, abbiamo esclusivamente un rapporto direi di amicizia, ma senza grande coinvolgimento emotivo. Invece, nelle relazioni sentimentali o prevale il pathos o prevale la reattività, per cui abbiamo relazioni in cui prevale il pathos, per cui può prevalere o il piacere o la sofferenza. Quindi tendiamo a vivere la sofferenza quando non siamo appagati in questa relazione, cioè nel senso che l'altra persona è sfuggente, non si fa possedere del tutto. Invece tendiamo a vivere il piacere quando siamo appagati da questa relazione. Mentre invece, se è minoritario il pathos, significa che necessariamente sarà prevalente la reattività, la rabbia, il rancore, il risentimento. Per cui la relazione starà in piedi perché tenderemo a vivere rabbia, risentimenti, oppure diciamo tenderemo a vivere sensi di colpa e questi saranno dei collanti che ci terranno uniti alla relazione. Da cosa dipende se prevale uno o se prevale l'altro? Beh, dipende dall'identificazione inconsapevole che facciamo all'interno della relazione affettiva. Cioè, se l'altra persona tende a identificarci prevalentemente come quello che a suo tempo era definito il genitore cattivo, avremo un ancoraggio legato sulla reattività. Se invece tende a identificarci come quello che è stato il genitore, direi, trasgressivo seducente che ci ha coinvolto, che poi vedremo equivale non al genitore buono, ma al comportamento reale che ha avuto nei nostri confronti il genitore cattivo, tenderemo a vivere prevalentemente il pathos, quindi o piacere o sofferenza. In queste quattro combinazioni possibili, che si possono andare a delineare, ce n'è soltanto una in cui siamo appagati, siamo felici, quella in cui viviamo il pathos del piacere. E il pathos del piacere si verifica quando praticamente veniamo identificati noi come, o identifichiamo il nostro partner come il genitore, diciamo, che ci ha coinvolto non sulla rabbia, sul rancore, ma che ci ha coinvolto sull'emotività, e questa figura, questa persona, questo oggetto di desiderio, che appunto così si chiama, si fa conquistare. Ecco quindi che è importante decodificare a livello analogico il tipo di conflittualità genitoriale che ha vissuto la persona che ci interessa, quindi se è prevalentemente materna o se è prevalentemente paterna,
E una volta identificato, noi non dobbiamo mai andare a ricalcare quel modello comportamentale, altrimenti sì che resteremo agganciati in una relazione, ma resteremo agganciati in una relazione in cui la reattività sarà prevalente sul pathos. Invece noi dobbiamo essere, come dire, apparire come il genitore stimolante, il genitore che ha prodotto emotività in modo tale da venire identificati. Sicuramente, e quindi agganciare la persona sul pathos e poi e far sì che quella persona ci agganci sul pathos. E dopodiché, se siamo parte attiva, dovremmo imparare a conquistare questa persona, imparando le migliori strategie di comunicazione, di seduzione, che ad esempio l'ingegneria della seduzione insegna. Altrimenti, se non riusciremo a conquistarla, tenderemo a vivere più sofferenza che piacere. Quindi la comunicazione vediamo che è fondamentale. È importante anche decodificare la mappa emotiva del nostro interlocutore. Come ho già spiegato in altri video, esistono diverse possibili identificazioni, paterne, materne, egocentriche, e mettere in atto un comportamento tale che ci permetta di far vivere il piacere all'altra persona, ma contemporaneamente vivere il piacere in noi stessi. Quindi evitare, che questo è veramente importante, di mettere in atto lo stesso tipo di comportamento vissuto dal genitore conflittuale di questa persona, se no ci faremo carico di tutta la rabbia, di tutto il rancore, di tutto il risentimento che a suo tempo questa persona ha vissuto nei confronti del genitore conflittuale. La relazione potrà stare in piedi, potrà andare anche avanti nel tempo, ma sicuramente sarà una relazione in cui ci sarà la rabbia, il veleno, ci sarà la rabbia, il rancore, il risentimento, il senso di colpa, che sono dei veleni che a lungo termine danneggiano irrimediabilmente ogni relazione. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, per intanto vi invito anche a seguirmi sul blog http www.seduzionevip.com. Ciao a tutti!